Vi racconterò la storia di un uomo che ogni sabato mattina era costretto ad uscire in auto, con una telecamera attaccata al parabrezza con una ventosa che lo riprendeva, e quindi era costretto a girare un video che... No, aspetta un attimo. Questa non è una storia dell'orrore, questa è la storia di Grizzly e del suo canale YouTube. È una storia tranquilla, allora possiamo rilassarci, dai. Racconti a tema paranormale, a tema horror, creepypasta, che poi con ragù di cinghiale... No, vabbè, scherzi a parte, questo genere di racconti, questo genere di racconti del terrore è quello che contraddistingue il canale YouTube di cui vi parlo oggi. È un canale piccolino che ho scoperto grazie ad una eccellente collaborazione con la youtuber Lilletta Eli, ed è un canale che vi consiglio se siete appassionati del genere, perché è veramente molto ben curato. Ma cominciamo dall'inizio. Lui è Zelkor. Vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, soprattutto iscrivetevi al suo canale, perché innanzitutto in questo momento i numeri che c'ha sono vergognosissimamente bassi per l'argomento che tratta, quindi merita certamente moltissimi più iscritti, per cui, per cominciare, andate e iscrivetevi al suo canale. Lui è molto bravo in quello che fa, perché non è tanto il discorso di dire «Sì, vabbè, è un canale di racconti dell'horror». Lui scrive questi racconti, lui elabora questi racconti, elabora miti e leggende, elabora quelli che sono stati fatti di cronaca misteriosi per raccontarli sotto una chiave differente, e ha scelto anche interessanti collaborazioni con voci molto interessanti e ben quadrate, secondo me, all'interno dei racconti. Infatti vi segnalo tre suoi video che ho trovato veramente molto belli, molto ben fatti, inquietanti al punto giusto, e con delle scelte, secondo me, molto piacevoli da seguire. Infatti il primo video che vi segnalo narra la storia di una bambola legata a un leone di pezza, una bambola fatta a mano, e sappiamo tutti come le bambole possono essere dei giocattoli un tantino inquietanti. Quindi il primo video che voglio segnalarvi, che ha una base di una storia di cronaca e una leggenda che va avanti da un po' di tempo e che comunque secondo me è trattata molto bene, è Robert la bambola, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, perché secondo me è molto molto interessante, è molto ben fatto e racconta una storia non molto nota, ma secondo me interpretata benissimo. Ma come dicevo, lui non tratta solo la scrittura di racconti horror, o di reinterpretare delle storie e leggende horror, ci parla anche di fatti di cronaca che comunque sono misteriosi. Uno dei video fatto bene, secondo me, sull'argomento, che ci parla di un fatto di cronaca avvenuto 30 anni fa, poco più di 30 anni fa, in Germania, sicuramente è quello che ha riguardato l'ingegnere alimentare Gunther Schott, questa persona che improvvisamente ha lasciato uno strano messaggio su un foglio di carta, è stato trovato in mezzo all'autostrada, nudo, ferito, e purtroppo è morto, e c'è comunque uno strano mistero che aleggia intorno a questa storia, ed è bello sentire in che modo Zelkor ci racconta la sua storia. Per cui vi segnalo questo secondo video, YOGZTE, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. YOGZTE è appunto questo messaggio criptico che Gunther ha lasciato su un foglio di carta prima di scomparire da casa e poi venire ritrovato alcune ore dopo e essere poi morto senza aver potuto svelare il mistero di questa situazione. Ed è una storia trattata, secondo me, in maniera molto intelligente e molto di intrattenimento. Ma come dicevo, Zelkor ha avuto anche la possibilità di collaborare con Lilletta Eli. Di questa collaborazione, uno dei video che ho trovato più interessanti, uno dei racconti che ho trovato più di intrattenimento, molto piacevole da ascoltare e anche con una interessante morale alla fine, è la leggenda dei due gobbi. E quindi vi voglio segnalare come ultimo video questo, è una collaborazione
collaborazione tra Zelcor e Lilletta Eli, quindi c'è la bellissima voce di Lilletta Eli che racconta questa leggenda, e vi lascio quindi anche questo video, La leggenda dei due Gobbi, sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, come ripeto, lui è Zelcor, nel suo canale si occupa di raccontare storie horror, storie del paranormale e creepypasta, e lo fa dopo aver elaborato queste storie in maniera, secondo me, molto di intrattenimento, quindi è un canale che merita veramente tantissimo. Andate, iscrivetevi, ditegli che vi mando io, è molto bravo e date un po' un'occhiata a tutti i suoi contenuti, perché c'è un sacco di roba interessante. E quindi passiamo all'argomento del giorno, parlando di racconti horror, di creepypasta, di questi racconti e queste leggende che magari hanno un fondo di verità, magari hanno un fondo di moralità, hanno l'idea di lanciare un messaggio che può essere molto interessante, come appunto il messaggio morale della leggenda dei due Gobbi. Qual è il vostro rapporto con questo genere di racconti? Qual è il vostro rapporto con questo genere di storie? Magari con le storie anche più lunghe, non so, con i romanzi horror, con il genere thriller, il genere fantascientifico horror, per esempio Stephen King, oppure con questi racconti brevi. Io, personalmente, amo molto leggere, quindi amo leggere un po' ogni genere di tema. Ora, in questo periodo, sto leggendo Stefano Benni. Quando finirò Stefano Benni, voglio con piacere riaffrontare un po' tutta l'opera, o quasi tutta l'opera di Stephen King, perché mi piace molto leggere, mi piace molto leggere un po' ogni genere di tema. Riconosco che il tema horror è quello, secondo me, più interessante, perché ci sono degli autori che riescono a creare un'atmosfera veramente molto cupa, molto efficace, molto efficiente, e diverse volte mi è capitato con molti autori, con Stephen King, ma anche con altri autori, di sentire proprio quell'atmosfera, anche perché considerate che leggo tantissimo in poltrona prima di andare a dormire, quindi c'è quell'atmosfera del silenzio notturno, è una situazione molto creepy, no? A me piacciono moltissimo queste cose, quando sono ben raccontate, quando sono ben fatte, quando non diventa una cosa che sembra il racconto dell'horror fatto da Homer Simpson, che prese la mazza da golf, ma era appassionato di bridge. Questo, insomma, in generale, è un po' quello che penso io. Come dicevo, ditemi un po' voi, a voi piacciono i racconti horror, non piacciono i racconti horror, preferite i racconti un pochino più leggeri, preferite, non so, magari le favole di Esopo, vi piacciono i racconti che hanno una morale in fondo, vi piacciono le leggende? Parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto, oppure su Twitter, con l'hashtag di DBOTR. Bene, io ho concluso, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto o vi ha inquietato, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto! No, aspetta, è una cosa positiva, infatti piace a tutti così tanto! Inoltre, se mi seguite anche sul canale Telegram, che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe che io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, di nuovo grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!